Sarà dedicato al celebre poeta gelese Archestrato, il progetto ideato dall'Associazione Gli Amici di Antife Medentimo e proposto alla direzione della casa circondariale di Contrada Balate a Gela. È previsto per i detenuti un percorso tra competenze gastronomiche e storiche alla scoperta della cucina gelese di Archestrato. Il progetto consta di due fasi. Una prima fase esecutiva con la preparazione di alcuni piatti tipici della cucina gelese, che si rifà al mio libro scritto anni fa. E la seconda parte è quella che gli stessi detenuti alla fine del corso, assieme agli chef che io ho coinvolti di Appetiting e Ciaramella, prepareranno una cena per ospiti che verranno dall'esterno, i quali, dietro un contributo, che poi sarà devoluto a fini di beneficenza, e si è stabilito di, devolverlo alla AIRC. Non è una cosa sterile legata solamente al cibo, alla cucina, ma è benessere e anche qui l'esterno ci aiuta, compartecipa per migliorare il benessere all'interno della casa circondariale di Gela. La presenza di due chef, chef Ciaramella e chef Totò Catania, insieme all'associazione culturale Gli Amici di Antifem ed Entimo, ci ha dato l'occasione di creare questo progetto che in una prima fase curerà l'elaborazione di piatti culinari della tradizione di Gela, siciliana in generale, anche rivisitati in termini così futuristici. E poi una seconda parte, ipotizziamo una cena aperta, un galà aperto un po' alle autorità e ad altri amici del carcere, in partner con l'AIRC, anche per lo scopo di promuovere la prevenzione dei tumori. Oggi con i partecipanti al corso svilupperemo un antipasto della tradizione gelese, l'insalata d'arance, in due versioni. La versione tradizionale, quindi la ricetta originale, è una versione, una rivisitazione moderna che sarà una tartara di manzo con i profumi dell'insalata d'arance. L'occasione di questa iniziativa nella casa circondariale, stiamo cercando di creare, diciamo, quello che ha lasciato, diciamo, la tradizione di Archestrato, e cerco di preparare come primi piatti delle tagliolине a base di ceci e dell'essenza di cotenna, dando la tradizione di quello che erano i nostri tempi.